Buongiorno piccoli amanti delle distruzioni, bentornati in officina all'Arcadia Garage, nello specifico siamo in falegnameria, perché andiamo a vedere un prodotto fotonico che è il Super Bond della Bostik. Allora, vi dico, prego, scusi un attimo, ingegnere può con il bisturi aprire la confezione? Perché le cose si aprono bene, vai che... Ah, tutto lì? Sto casino? Ok. Allora, io... Quando ci sono cose del genere è figo, perché c'è scritto, ve lo faccio vedere, eh? Allora, rende possibili incollaggi difficili in solo 10 secondi. Quando uno sborona così, io lo devo provare, quindi così. Ragazzi, il Super Bond è di fatto una colla contatto bicomponente, nel senso che ha due tipi di prodotti, quindi la parte che è l'adesivo e la parte dell'attivatore. La cosa veramente che rende molto figo questo tipo di prodotto che ci permette di incollare in maniera veramente veloce tanti materiali, perché è idoneo a incollare metalli, plastica, legno, truciolare, MDF e tante cose, e sono tutti indicati, non me lo ricordo più dove, qui dietro, quindi è una cosa veramente molto bella. Noi usiamo questo tipo di prodotto in maniera veramente non sempre idonea all'interno del garage tutti i giorni ed è veramente fotonico. Noi abbiamo Mastro Geppetto qui dietro che stamattina è particolarmente silenzioso, quando è silenzioso non va bene, e andiamo ad incollare tutti i vari tipi di materiale per dopo cercare di scollarli male, molto male. Quindi, sempre con il bisturi a nostra disposizione, andiamo a vedere gli incollaggi, intanto soprattutto gli incollaggi di testa più semplici che si fanno con questo tipo di prodotto, nella maniera più veloce e canonica possibile, dopodiché andiamo a cercare di fare le cose impossibili, che sono le cose anche un pochino più simpatiche. Lei si sente motivato, allora un attimo che cambiamo visualizzazione e cominciamo a incollare, un attimo. Con le gloriose mani del dottor Cane Pazzo cominciamo su questo tavolo chirurgico sterile, esattamente sterile, perfetto, prego. Cominciamo con i nostri incollaggi di testa a questo punto, quindi vuol dire che andiamo a fissare una piccola strutturina in legno senza l'utilizzo delle viti e in pochissimi secondi. Prego maestro, si enunci, si è già incasinando, non stai giocando con i Lego, eh. Quindi vedete che andiamo a mettere l'adesivo su una superficie, appoggiamo il Super Bond, l'altra superficie, spruzza, ci diamo l'attivazione, dopodiché viene appoggiato, tenuto, premuto circa 10 secondi, termine, finito. L'incollaggio di testa è già stato effettuato. Adesivo su un lato, attivatore da quell'altro, dato l'attivatore dovete attendere qualche secondo che evapori il solvente prima di posizionarli insieme. Cosa fondamentale, noi durante gli stress test esageriamo. Quindi è una cosa molto buona perché, come vedete, abbiamo le cose veramente pratiche, non abbiamo bisogno di graffette, chiodi, vite, lo teniamo lì ancora molto, siamo a posto, perfetto. Incollaggio di testa effettuato. Quindi ora andiamo a fare la stessa cosa con tre pezzi di legno e andiamo a creare un piccolo arco per andare a far vedere il discorso degli incollaggi di testa, cioè di fatto il senza viti, senza graffette, senza niente, andiamo semplicemente a montare una piccola struttura che dopo verrà magari fissata, avvitata o tutto quello che è. La miseria, cosa hai fatto? Nel dubbio, lui gliene dà, perché se no non sta bene. Quindi teniamo fermi i soliti nostri 10 secondi sulla nostra strutturina. Fatto quello che abbiamo incollato un lato, andiamo ad incollare anche l'altra parte e andiamo di fatto a fare questa piccola strutturina. Ti senti in grado di... fra un po'. Ok, così è più bello. Quindi andiamo, aspetta, guarda che si incasina. È mattina presto, ragazzi, abbiate pietà. Quindi fatta la prima L, andiamo a chiudere la parte sotto, sempre col medesimo prodotto, e andiamo a terminare il nostro incollaggino di testa. E... tac. Adesso sempre teniamo premuti i nostri 10 secondi, ci siamo creati una piccola strutturina. Immaginate che adesso stiamo usando chiaramente legni di scarto, immaginate di dover attaccare un pezzo di legno di un metro per un metro, non sappiamo come tenerlo fermo, noi abbiamo di fatto creato la nostra struttura senza chiodi e viti in meno di 10 secondi. A questo punto il legno è lavorabile, vuol dire che io se voglio irrobustire, ci voglio mettere la vite di fissaggio, quant'altro, siamo a posto. Ma non è finita qui, questo dice che incolla tutto, 10 secondi, cosa abbiamo a disposizione? Un attimo che ci prepariamo. Ritorniamo nel nostro banco test, allora si è preso un ceppo sacrificale per decapitare una povera canalina, prego, sempre con il... fatto! Ora, a questo punto recuperiamo un paio di pezzi di plastica in giro per l'officina e andiamo a fare un incollaggio della pura plastica. Prego ingegnere, vada... benissimo, quindi attiva... no, colla, questo è l'adesivo, adesivo da una parte, andiamo a mettere l'attivatore da quell'altra, benissimo...
Prego, si incolli il coso. È una cavaliera elettrica, ragazzi, la prima roba che ci era scappata in mano. I nostri canonici 10 secondi di incollaggio, fatto, anche quella è già a posto. Si muove, si strappa. Tenete conto che stiamo mettendo le cose a parte perché dopo le distruggiamo male, andiamo a vedere. Sei a posto lì? Per ultimo no, perché lui dice anche che incolla sempre. Guardate, quando uno è figo così, che mi dice, che mi scrive, ti sei incollato le dita? Che cacchio di spettacolo. Cioè, no, scusa, fai vedere. Guarda il mannetto, si è incollato le dittina, che bravo. Allora, a questo punto noi abbiamo legno, MDF, trucciolare, gomma, metallo, materiali sintetici. Ne abbiamo già fatti diversi. Prego, con il metallo. Facciamo tutto in diretta perché è la cosa più bella. Prego, allora, mettiamo la piastrina, non è, è un po' sminchia, scusate il termine, ma va bene così. Allora, sempre il solito adesivo. Io gli farei anche uno zigzag, che è più bello, tu che sei artistico, guarda, trick. Ed è già tanto che non ho disegnato cose strane. Andiamo avanti. L'attivatore da quell'altra parte. Perfetto. Cipolla lì taccato, 10 secondi, incollato anche quello lì. Però, oh, c'è da dire una roba, quello che ha scritto lo fa, e quindi non è mica niente. Boh, ci siamo? Incollato anche quello? Beh, posto, lo mettiamo lì. Per ultima, la gomma. Può cortesemente, con un, cosa facciamo, un taglierino, lo tagliamo male? Perfetto, sempre con il bisturi. Guarda, ci farà male prima o poi. Guarda con il bisturi, perfetto. Immagino che sia un'attrezzatura sterile quella. Sì, assolutamente sterile, perfetto. Anche di là? Va bene. Oh, mi sembra giù. A mano, va bene. Facciamolo a mano, va bene. Perfetto, vedi? Assistente divaricatore, perfetto. Lui ha... Bene, incolli pure anche la gomma. Il problema adesso è farle detonare queste cose, perché io prenderei la mazzetta, che è una roba... Oh, bravo, così, dagliene pure. Quindi, adesivo di incollaggio da una parte, attivatore da quell'altra. Vedete? Tra-t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 a
tutto quello che lui ha detto che incollava, vediamo anche con la gomma, come va? Aspetta che non erano ancora passati 10 secondi, dagliene pure, attaccato per bene. Ok, incollati tutti, adesso cosa facciamo? Rimaniamo in diretta, proviamo a scassarli tutti? C'è il legno sacrificale? Andiamo a vedere come funziona, un attimo che ci operiamo. Pronti al via, ragazzi? Oh, come viene viene, perché... Allora, prego, sbattiamo un pochino i legni. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, vedete che è un incollaggio di testa veramente robustino. Cioè, guardate qua, ha spaccato il legno, ok? Quindi, chiaramente ci troviamo di fronte. Guardate qua dove era l'adesivo di qua e di qua che si è portato via, vedete, i lembi del legno. Quindi, è un incollaggio veramente molto robusto e molto solido e ci dà l'opportunità di poter lavorare successivamente il pezzo. Terminati i legni, ragazzi, prendiamo a mano plastica e alluminietto, lamierino che abbiamo incollato. Vai a mano, dagli cattivo, fai che... Tirali, su, cioè sei giovane ma tirali, dai, dagliene, oh, tira, allora, oh, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, vedete come chiaramente rimane il residuo sulla plastica, perché non è un materiale poroso come ad esempio il legno, quindi mi rimane parte, diciamo, dell'incollaggio qui fuori, quindi ottimo, però ha un'ottima presa e soprattutto ricordiamoci una velocità veramente notevole. Tentiamo anche con l'amierino, ci proviamo a mano, chissà se... Dai, su, aspetta, però, mi sa che ci vuole l'aiuto del giudice, aspetta, chiamo da casa, sì, ci vuole l'aiuto del giudice, dagli una legnata secca, si dovrà dividere, oh, bene, perfetto. Anche in questo caso, ragazzi, vedete come il materiale di incollaggio ha preso un'ottima superficie e tiene veramente bene. Sono tutti incollaggi molto rapidi e molto veloci. E rimane la... Se poi... Guarda la legnata che hai dato qui. Dai! Andiamo, vai! Però... Oh, ok, anche in questo caso, ragazzi, solito discorso, ottimo incollaggio, presa rapidissima, chiaramente non può avere una tenuta, una trazione infinita, soprattutto sul legno avete visto che in realtà è forse la parte dove riusciamo a farvi vedere meglio la tenuta del prodotto. Vedete che come in questo caso è riuscito a snervare, vedete qui c'è la parte sotto dell'incollaggio e qui ci sono i nervi del legno, ma attenzione, perché adesso, aspetta che passo di là, perché se non capiamo niente, cercavamo di farvi vedere anche utilizzi meno convenzionali di questo prodotto, soprattutto quando siete dei piccoli animali da cortile e fate i lavori sul tavolo della cucina. Poi vostra moglie arriva, c'è un buco e sono acidi. Andiamo a vedere. Eccoci al piccolo trick
Che ci siamo! Questo piccolo trick, ragazzi, ci potrebbe salvare da tante situazioni veramente brutte. Prego, tipo quando state lavorando sul tavolo della cucina e forate il tavolo, è una brutta cosa, succedono. Tipo... Meno male che il nostro banco da lavoro. Comunque, andiamo avanti. Ora, in questo caso vedete che l'adesivo deve essere posizionato leggermente, vedete, ci va un pochino di adesivo, un po' di attivatore, un pochino di adesivo, aspettiamo sempre chiaramente i 10 secondi tra una dose e quell'altra, andiamo a rimetterci un pochino di adesivo, di track, un pochino di attivatore, un pochino di adesivo, un pochino di attivatore finché non andiamo a rasare di fatto il buco. A quel punto abbiamo una superficie completamente lavorabile e non è per niente male, soprattutto è un modo non convenzionale di utilizzare un prodotto che secondo me ha delle applicazioni veramente infinite. Il Superbond è figo anche quando dovete utilizzare materiali lunghi e siete da soli. Immaginate di dover attaccare, come vi dicevo prima, anche semplicemente una cornice di un quadro o qualcosa del genere, o semplicemente una strutturina in legno che ha magari delle superfici di 50 cm per 50, non riesco mai a star fermo. L'incollaggio di testa mi dà l'opportunità di tenere ferma la struttura per poi andargli a avvitare una vite o qualcos'altro. Come andiamo, ingegnere? Con calma. Con calma, con calma. Ragazzi, ha veramente fatto un buco bello profondino, lo svasatore lavora bene, perfetto. Ormai dovremmo essere già in superficie. Vedi che lui lo siuga un pochino, ci dà il soffiettino. A questo punto noi abbiamo di fatto creato un buco. A questo punto la superficie può essere raschiabile o carteggiabile e poi sopraverniciabile. Di fatto andiamo a creare una toppa. È figo anche così perché è trasparente, non è poco. Attendiamo l'ultima attivazione in modo che solidifichi del tutto il prodotto. Possiamo sempre con gli attrezzi autocostruiti, come vedete, andare a raschiare la superficie per poi poterla levigare, forare, sovraverniciare e lavorarla al meglio di tutte le nostre peculiarità. Stai ancora soffiando. Ragazzi, spero che vi siate divertiti, se non altro, o semplicemente vi sia piaciuto questi piccoli utilizzi, perché ritengo il Superbond veramente un prodotto molto molto comodo per tanti tipi di utilizzo, anche in casa, un incollaggio veloce di una cosa che mi serve che stia ferma, ottimo prodotto, in 10 secondi ho qualcosa di fermo ed è veramente un veloce incollaggio. Ragazzi, dall'Arcadia Garage Lab, alla prossima!